time to play the game. Time to play the game! It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting to taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, it's 29s in the club. Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love. When you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck. But homie, ain't nothing changed, hold down, G's up. I see exhibit in the cut, they nigga roll that weed up. Roll that, watch how I move, you mistake before I play up. Ciao ragazzi, con il Desa. Ciao ragazzi. Eccoci qua, siamo su un nuovo gioco, come potete vedere. Siamo su DayZ. Allora, ci sono un sacco di cose da dire. Partiamo subito dal dire che cos'è questo DayZ. DayZ è un gioco in alfa. Cos'è d'alfa? Desa, spiegaci cos'è un alfa. Allora, un alfa, in pratica voi conoscerete tutti i giochi in versione beta o altro. Beta, cioè in versione di sviluppo. Alfa è il pre-sviluppo. Questa parola, è stata quando messa un gioco a disposizione... Ah sì, scusami, vai pure. Vabbè, ma questo gioco è stato messo a disposizione per tutti gli utenti in accesso anticipato su Steam. Tra l'altro. Permettere ai giocatori di scrivere magari agli sviluppatori cosa c'è da fare, cosa non esatto, c'è da fare. In sostanza, quando esce un gioco, di solito c'è alfa, beta, gamma, delta, no scherzo. La madonna, no. E poi alla fine esce il gioco. In sostanza è un test. Inizialmente era una mod di Arma 2, non so se conoscete. Vi spiego un po' che cosa consiste questo simpatico giochino che ho scoperto da poco. In sostanza noi siamo un giocatore che adesso voi ci vedete un po' equipaggiati, addirittura guardate... Io sono questo qua, con la maschera antigas, la tuta militare, uno zainetto e un'arma. Però noi si nasce in questa isola, in questa mappa qui che adesso vi faccio vedere. Ecco, guardate qua. Questa è tutta la mappa di questo DayZ. Una città a caso, per esempio questa, vi dico che è grande quanto una mappa di Call of Duty. Quindi vi faccio capire quanto è grande questo mondo, diciamo, questo mondo virtuale. Cosa è grande quanto una mappa di Call of Duty? È molto... Vabbè, cioè, quasi quanto Battlefield alla fine della fine. La mappa totale sarà 10 volte, se non di più, Battlefield. In sostanza si è in questo mondo qui e bisogna frugare nelle case di altri. Perché bisogna frugare in queste case di altri? Perché siamo... Questo gioco qui possiamo definirlo un... Ecco qua. Aspetta un attimo, scusate. Come avete visto, questo essere simpatico è... Lo avete sicuramente riconosciuto. Aspetta, vabbè. No, fanculo, va. Lo uccidevo io. Scusami, è uno zombie. Siamo in un mondo infestato di zombie con altri giocatori che vi faccio vedere. Eccoli qua, in un server. Che tenteranno di ucciderci ed ovviamente rubarci l'inventario. Inventario che è composto da mangiare, coltelli, caricatori, insomma, kit di sopravvivenza. Bisogna sopravvivere. Questo qua è un simulatore di sopravvivenza. Con un piccolo tocco horror che ci sono in quanto ci sono gli zombie. E nulla, in sostanza a me posso dirvi che mi ricorda un po' Minecraft come scopo del gioco. Chiaro, non si possono fare le stesse, non si può costruire nulla, ma bisogna sopravvivere. E che cazzo è che mi chiama? Vaffanculo, va. Scusate. E nulla, bisogna sopravvivere in cerca di altri giocatori. Guardate queste case qua in cerca di cibo e chi ne ha più ne metta. In questo momento noi siamo in un paese che si chiama... Come cazzo si chiama qua? Dov'è che eravamo noi? Dubrovka. Dubrovka? I nomi sono russi fatti apposta, probabilmente per fare il cazzo sono. Cioè, guardate questo nome qui, Griscino, cioè una via di mezzo tra un grissino e un kebab. Una scimmia. Ecco, noi siamo a Dubrovka, no? Dubrovka. Allora, sì, vedete qua, questi puntini qua indicano dove ci sono le possibilità di trovare le armi. All'aeroporto troverete un sacco di giocatori bastardi che vi aspetteranno per uccidervi ed rubarvi l'inventario. Ma è lì che si trovano zaini per... fondamentali gli zaini. Noi adesso ci mettiamo un po' in marcia.
Infatti, per prima cosa, all'inizio noi, per diciamo equipaggiarci, abbiamo scelto server con meno gente Esatto. o con anche nessuno per appunto riuscire a equipaggiarci meglio. Ragazzi, questo è un piccolo video introduttivo, ma nei prossimi video vi farò vedere cosa la bellezza di questo gioco, ovvero quando sei inseguiti, braccati da zombie, altri giocatori che cercano di ucciderti. Oh, cazzo. Qui c'è uno zombie. Tra l'altro, l'inutilità di un piede di porco ve lo faccio vedere. No, Guardate. vabbè, lo uccido io. Io ti una botta e lui incomincia a correre. Poi arriva Deza con un'ascia e nulla. Ragazzi, credetemi, io l'ho comprato 24 ore fa questo gioco qua e ci ho già giocato un sacco di ore perché mi sta prendendo un sacco. Bisogna andare alla ricerca di kit di sopravvivenza. Troverete tutto. Per Ci sono esempio, vi zombie. faccio un esempio. Andiamo qui, andiamo a vedere un po' che cazzo c'è qua. Vi faccio un esempio, l'acqua. Cosa fondamentale. Voi troverete dell'acqua sotto forma di pompe che troverete nelle città. Non fate battute quando sentite il nome di pompe. Ecco, e lì potete abbeverarvi, pompe che sono delle fontane. Se no potete trovare delle acque in forma di bottiglia, come vedete dall'inventario in basso, che dovete riempire, ma voi la potete riempire da un lago. Ma voi dite, se io bevo l'acqua del lago c'è la merda dentro. E la merda non va bene. Quindi tu devi trovare le pastiglie che depurino l'acqua. Qua dentro non c'è un cazzo. Vaffanculo. Altra cosa. Oh la Madonna, guardate i nomi. I nomi. Cioè. Allora, a sinistra c'è Berezino. No, a dritto c'è Berezino. A parole nostre. Vi faccio un altro esempio della complessità. Se io in questo momento colpissi Deza su un piede, probabilmente lo shankerei, spezzerei l'osso di una gamba e lui rimarrebbe lì a terra a strisciare, a perdere sangue. Quindi voi avete bisogno di queste qua, le bende. Dove cazzo sono le bende? Queste benghe qua, che sono in inglese rags. Ok? E dovete trovare le bende per fermare l'emorragia. Se no poi voi morirete e andate a fanculo. Buona, questo qua in sostanza è un po' tutto DayZ, frugare in casa in cerca di giocatori che. Ecco qua, guardate qua, intanto abbiamo trovato qualche cosa, vi faccio vedere, abbiamo trovato una canned tuna, questa qua penso che sia una scatoletta di tonno, che io non posso prendere perché è uno zaino piccolo, da Te lo 35. prendo io. Possiamo anche cambiare l'abbigliamento dei nostri giocatori. Un Sono un paio di scarpe, le vuoi? paio di scarpe, vediamo le scarpe che ci sono, io c'ho. Love. Boh, non lo so ragazzi, meglio questi stivaletti qua che siamo più da militare. Un tavolo, ragazzi, mangiamo. Oddio, c'è uno zombie. Ecco, cosa pagata di sto gioco? Gli zombie entrano nelle case Sì, senza aprire le senza porte bussare, proprio. attraverso i muri. Ah, un'altra cosa interessante di questo gioco, che ragazzi comunque invito, se qualcuno di voi lo conosce o ce l'ha, che è iscritto al mio canale e vuole giocare con me, mi aggiunga su Steam, che più si è, più meglio, più meglio, più, come cazzo si dice? Più si è, più è facile. Intanto adesso vi faccio vedere anche un lato carino. Quando correrete, perché correrete, perché in questo momento della mappa non ci sono, in questo momento dello sviluppo del gioco, non troverete veicoli, cosa che metteranno presto, ma dovete correre. Vi stancherete, si può sedere a terra. Questo modo qua, premendo questo tasto qui, mi sto arrendendo. C'è Deza che ha un'ascia in mano, facendo finta che non ho armi, sto. Giamo, stai attento. Perché? Ecco, io vedo uno zombie, mi arrendo. Oh, cazzo! Minchia, me l'hai. Ok, bene. Posso arrendermi, posso salutare Deza. Hi, Bella. Deza. Hi, Deza. Oh, c'è lo zombie dietro il culo. Oh! Vedete, guardate i zombie come sono simpatici. Guardate come saltano addosso, eh. Guardate, hop. Via. Tua sorella. Che è accoppato. Potete anche frugare tra gli zombie, ma ovviamente non hanno nulla. Vediamo un po' questo zombie qui, boh. Questo in Comparso. sostanza, ragazzi, è DayZ. Questa è l'introduzione a questo gioco qui. Quindi, ragazzi, per il momento posso chiudere anche qui il video. Nei prossimi video farò dei giorni, diciamo, farò dei video a giorni, diciamo, day 1, day 2, day 2, day 3, day 4, Giorno 1, e morte cercheremo ogni imperversa. volta di fare qualcosa di innovativo. Vi dico solo che nel prossimo video, adesso ripeto, siamo a Dubrovnik, probabilmente ci dirigeremo ad una base militare dove è infestata da zombie ed esseri umani, o all'aeroporto dove si troveranno un sacco di oggetti. Quindi, da Deza che saluta e si arrende.
Tra l'altro questo gioco qua è anche in terza persona, quindi è anche bello, se non so, se siete amanti della terza, della prima persona, vedete voi. Dal Desa che si muove, vi invito a Ciao a mettere un mi tutti. piace se il video questo gioco vi può interessare, anche perché se non vi interessa io continuo a giocare e a fare video, quindi spezzate le palle. Ve lo fate piacere, perché vi voglio bene, ragazzi. Quindi lasciate un like, un commento. E con Jumbo che uccide l'ultimo zombie, ci risentiamo al prossimo video. Occhio te che Ciao ti becco la capoccia. Bitch. ciao. Ciao ragazzi. Headshot. Se ci trivellano qui, che disastro. Ragazzi, ci siete? State Sì, correndo? vai qua. Oh! Che cazzo hai fatto, Masso? No, fermi, fermi, io vi vedo ancora fermi, non è possibile. Masso! Ma chi è sparato? Mi sono sbagliato. Hai sparato a me, Mi sono sbagliato. Che botta! eh? No, fermi, no, aspettate, io sono uscito. Come sei stai uscito? sanguinando se tutto va bene adesso. Perché ti sei spaventato? No, perché non andava più, vedevo fermi. Che problemi hai?